Giornata dell'alta formazione alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con l'apertura delle nuove edizioni dei master universitari e un convegno per celebrare i 25 anni dalla nascita di quello in management dell'innovazione. Ai nostri microfoni per Domenico Perata, rettore della scuola, e Mario Di Loreto, direttore People Value di Telecom Italia. Beh, innanzitutto la giornata in cui inauguriamo i nostri 11 corsi di master, alcuni dei quali molto, con una forte tradizione, il Mastermind ha 25 anni e in questa occasione appunto il ministro Giannini viene in visita alla scuola, per la relazione conclusiva della giornata, quindi la giornata di festa perché abbiamo molti nuovi studenti, molti dei quali internazionali, quindi molti europei, molti anche non europei che partecipano ai nostri 11 corsi di master e anche la celebrazione del 25esimo anno del nostro master più storico con la partecipazione del ministro Giannini, quindi un'occasione di festa e di celebrazione. Rapporto consolidato quello con la scuola Sant'Anna per il futuro? Per il futuro sarà ancora consolidato, nel senso sarà un rapporto ed è un rapporto che deve guardare di fatto a come costruire i nuovi saperi, le nuove competenze, i nuovi mestieri che sono richiesti dal mercato e che fa della specializzazione, quindi fa dell'approfondimento dei contenuti e dell'eccellenza di alcuni saperi, uno dei tratti distintivi poi del mercato del lavoro per le telecomunicazioni in Italia. I ragazzi che sono formati grazie alla vostra collaborazione, che prospettive hanno? Ma i ragazzi devono credere nel fatto che le prospettive si costruiscono insieme e che noi guardiamo con estremo interesse. E con bisogno, come dire, di linfa vitale dal punto di vista delle nuove competenze, al loro grado di preparazione e anche alla loro capacità poi di stare nel mondo sociale. Noi siamo in un mondo che è digitale, che è connesso, che è socialmente connesso. La competenza nel senso del sapere in senso stretto non basta più, servono anche comportamenti, servono abiti mentali, servono inclinazioni all'inclusione sociale, all'inclusione culturale, servono sensibilità di un certo tipo.